nel quale le donne a volte si ritrovano ancora più sole. Oggi ne parliamo con Lucia Anita Iuliano, una parola per le mamme e una delle autrici della scuderia del CSU, coordinato da Claudio Secci. E noi siamo media partner ormai da anni e li seguiamo davvero in tutte le loro fiere in Italia. Lucia Anita Iuliano, che veramente ha messo se stessa in questo libro, Una parola per le mamme. L'ho letto e l'ho sentito dalle recensioni delle lettrici che hanno avuto già l'occasione di leggere questo libro. C'era una grandissima partecipazione, quindi un libro scritto con il cuore. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao Carla, ti ringrazio, sono davvero onorata di partecipare al tuo programma, grazie davvero. E grazie anche a Claudio Secci che mi ha selezionata facendomi questa sorpresa graditissima. E l'8 dicembre ho partecipato al calendario dell'avvento della mia casa editrice, la collana Policromia, che ha come direttrice Emanuela Navone. E niente, alla fine poi della puntata mi ha comunicato che mi avrebbe selezionata per venire in radio, quindi per me è un grande onore, grazie davvero. E speriamo finalmente poi di avere l'occasione di poterlo fare vis-à-vis e di incontrarci, perché manca tanto veramente il contatto diretto, però sopperiamo in questo tempo con la tecnologia, col telefono. Ecco, infatti, Lucia, infatti. Una parola per le mamme. Noi ce le dimentichiamo un pochino, le mamme, perché le diamo un po' per scontate. E soprattutto c'è un sentire comune che dà per scontato che una neomamma debba necessariamente essere felice in ogni istante dei suoi primi mesi nei quali si cimenta appunto con la cura del suo bambino, del nuovo arrivato. Però purtroppo questo spesso è un falso mito. Tu ne sei stata in qualche modo protagonista? Sì, purtroppo sì. Io ho tre bimbi molto piccoli, iniziano a crescere ma sono sempre piccoli, perché il più grande ha 6 anni e mezzo, il secondo 4 e la terza 2. E dal secondo figlio in poi si è innescata questa depressione postpartum, che poi si è inanellata alla depressione della terza bimba, e poi, tra le altre cose, tutto ciò ha scatenato in me anche una malattia che è il disturbo bipolare. Ma tornando alla domanda che mi hai posto prima, purtroppo le mamme, nel momento in cui hanno un bambino, si trovano spesso sole, perché rispetto a tanti anni fa, adesso viene a mancare un po' quel villaggio, quella cura da parte dei parenti, perché spesso, no, siamo tutti un po' sparpagliati in giro per il mondo, e viene a mancare, ecco, la famiglia, il supporto. A questo si aggiunge anche il fatto che c'è tanta attenzione verso il bambino, ma difficilmente viene chiesto alla mamma come stai, e quindi viene a mancare proprio tutto quel supporto. Piuttosto arrivano magari i consigli non richiesti, arrivano le critiche, ma non la comprensione. E non avviene proprio quel, non si sente quel sentimento di empatia e anche di compassione di cui la madre avrebbe bisogno dopo aver avuto un bambino. E poi ovviamente c'è anche una predisposizione alla depressione postpartum, che deve essere distinta dal baby blues. Spesso leggo sui giornali di tragedie e si parla di baby blues. In realtà il baby blues è quella piangina, diciamo, che c'è nelle prime settimane dopo il parto, ma che poi va via. La depressione postpartum si può innescare anche mesi dopo il parto, anche un anno dopo il parto, e se non viene curata poi può portare a epiloghi proprio anche drammatici. Certo. Ecco, Lucia, sì. Ma quali sono i fattori che possono scatenare questo senso di inadeguatezza di una neomamma? Allora, in realtà è molto, sì,
naturale è il secondamento. Nel momento in cui si stacca la placenta, sì, che quindi è la parte successiva alla nascita del bambino, avviene un trauma nella donna, perché la placenta contiene estrogeni e progesterone in quantità 100 volte superiore alla norma, quindi durante il parto ti consentono di stare bene. Nel momento in cui si stacca così rapidamente la placenta, la donna subisce questo trauma forte. Perché allora, se predisposta alla depressione postpartum, perché possono esserci fattori genetici, fattori legati all'ambiente, allora la donna appunto può, la mamma può andare incontro a questo tipo di depressione, più o meno forte. Poi incidono altri fattori ancora, come nel mio caso io non sapevo di essere predisposta al disturbo bipolare, e la depressione postpartum l'ha scatenato, perché nel caso del disturbo bipolare sono tre le recidive della donna: il menarca, depressione postpartum e menopausa. Tutti questi fattori, di tutto ciò si parla poco purtroppo, infatti io ho il sogno di portare questo progetto nelle ASL, dedicare non solo una parte di tempo alle mamme nel preparto, ma anche nel postpartum, per seguirle in maniera adeguata, fare delle indagini, delle anamnesi psichiatriche per valutare lo stato della donna, avere determinate attenzioni che possono aiutare le mamme a svolgerle il loro compito, perché è un compito importante quello di dare comunque degli esseri umani strumenti adatti per andare in giro nel mondo, no? Certo, assolutamente, e se vengono a mancare appunto le basi proprio sulle quali appoggiarsi in questi primi mesi, anche per il nascituro appunto diventa proprio un cammino, un inizio di cammino già minato purtroppo. Ma una cosa che su cui riflettevo è il fatto che un pochino le persone hanno un po' il timore di disturbare anche quando nasce un bambino. A me è capitato direttamente e guarda, quindi io ho vissuto un po' al contrario questa situazione, nel senso che una cara amica ha avuto il suo primogenito e io penso l'ho accompagnata addirittura telefonicamente fino a che era in sala parto, perché c'era e c'è un legame molto forte. Poi però, nato il bimbo, nella mia testa è venuto il pensiero di lasciare tranquilla lei e suo marito con il bimbo, in modo tale da poter al meglio abituarsi al bambino. E però questa cosa invece in qualche modo mi è stata rinfacciata come una sorta di abbandono. Quindi comprendo che si creano dei meccanismi strani anche tra le persone che ti sono vicine, che non sanno come comportarsi. Figuriamoci questa mamma giovane, che giovane o meno giovane, che comunque è alle prime armi con il suo bambino. Sì, allora ovviamente tutto questo viene fatto in buona fede, anche i consigli, no? I famosi consigli non richiesti spesso vengono dati in buona fede, e dalle mamme che però sono in uno stato molto di ipersensibilità, no? Perché avviene una destrutturazione della persona nel momento in cui nasce un bambino. Tutto quello che intorno, tanti messaggi intorno vengono recepiti in maniera negativa. Ci vuole tempo per poi poter comprendere magari anche il tuo gesto, no? Che è stato in realtà un gesto carino, e lei magari in quel momento aveva bisogno di parlare, perché si ha molto bisogno di parlare, si ha bisogno anche di raccontare il parto, ad esempio, sì, proprio per riuscire a esorcizzare questo momento molto, molto forte. Quindi in realtà le amiche sono fondamentali dopo aver partorito, anche mentre si allatta, fare una chiacchierata al telefono, insomma tutto questo può fare molto molto bene, come portare anche una bella teglia di lasagne a casa. Sì. Che è di aiuto sicuramente quando poi si perde completamente di vista la casa. Sì, assolutamente. Lucia, io ti lancio ancora una domanda, ma poi ti chiedo se ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo un pezzo e riprendiamo la nostra chiacchierata, perché mi piace tantissimo e
vorrei approfondire ancora un pochino con te e approfondire sul libro Una parola per le mamme, ok? Volentieri. Quello che ti chiederò, che ti chiedo, e così ci riflettiamo, è se per la neomamma è difficile chiedere aiuto quando si cominciano a sentire dei sintomi di malessere. Ci sentiamo tra poco, restate con noi. Va benissimo, d'accordo, tra poco. 340 48 99 070. Pronto? Parlo con Graficant? Sì, siamo noi, mi dica. Ho avuto il numero da un vostro cliente, mi ha parlato molto bene di voi. Ho bisogno di fare dei volantini e un roll up. Bene, entro quando? Facciamo subito? L'aspetto in negozio, prepariamo tutto insieme. Graficant risolve qualsiasi esigenza pubblicitaria con precisione e creatività, traducendo le tue idee per biglietti da visita, volantini, abbigliamento aziendale, adesivi, personalizzazione vetrine e automezzi, decorazioni murali e molto altro. Chiama per un preventivo gratuito 340 48 99 070. Graficant è in via De Sanctis 69, Torino. No! L'auto nuova! Tranquilla! Con Auto Giannini l'auto torna nuova. Dal 1966 ci prendiamo cura a 360 gradi della tua auto. La nostra azienda è specializzata in riparazioni di carrozzeria, meccanica, elettrauto, cristalli e bolli da grandine. In caso di sinistro forniamo assistenza dall'apertura della pratica alla liquidazione del danno con servizio auto sostitutiva. Siamo la carrozzeria fiduciaria dei principali gruppi assicurativi. Auto Giannini, servizi a 5 stelle per la tua auto. Ci trovi in via Servais 88 a Torino. E da oggi anche nella nuova gigantesca sede di Strada del Francese 132/4, nell'area industriale tra Torino e Burgaro. Non puoi non venirci a trovare. Vuoi vendere casa? Rivolgiti allo studio Cirillo Immobili, con sede a Torino, in Corso Belgio 116C. Lì troverai un team con oltre 10 anni di esperienza, in grado di seguirti fino al rogito notarile, senza che voi facciate nulla. Visita il sito cirilloimmobili.it e se vendi casa con loro, solo 1% di provvigione. Cirillo Immobili, perché sognare è di casa. Per la tua pubblicità su Radio Antenna 1, chiama ora 011 7764 722. La forza delle donne non può finire mai. L'amore delle donne non ci abbandona mai. La forza delle donne non può finire mai. L'amore delle donne non ci abbandona mai. Nella fine di una storia sulla scia, in silenzio se ne sanno andare via. Se ti lasciano il fantasma di ricordi dentro te, credi solo in tutto quello che non c'è. Donne di chi con un tocco d'eleganza sanno dirti di sì. Donne magia, sono tutte un po' madonne con il nome Maria. Donne tabù, si fanno rosse in viso se il vestito va giù. Donne in corsia per diventare mamme tra dolori e poesia. Donna sei tu, quella da scavare dentro per trovare di più. Donna lo sai, dopo si fa sempre come vuoi. Forza delle donne non può finire mai. L'amore delle donne non ci abbandona mai. Un tramonto, un'alba, un po' di gelosia non avrebbe senso se non fossi mia. Anche l'aria più sapore respirata insieme a te, fanno grande pure l'uomo che c'è in me.
con eleganza sanno dirti di sì. Donne e magia, sono tutte un po' madonne con il nome Maria. Donne e tabù, si fanno rossa in viso se il vestito va giù. Donne in corsia, per diventare mamme tra dolori e poesia. Donna sei tu, quella da scavare dentro per trovare di più. Donna che sia, è bello conservarti in una fotografia. Donna se vuoi, sai tenere in pugno anche gli eroi. Forza delle donne non può finire mai. La forza delle donne, significativo il brano di Gigi D'Alessio, e la forza delle donne si può riscontrare anche nella capacità di chiedere aiuto. Ma in questa situazione, Lucia, quando una donna vive il dramma della depressione postpartum, riesce a chiedere aiuto? È molto molto difficile, Carla, perché la depressione, io l'ho descritta anche nel mio libro, è come avere una microrete davanti agli occhi, e attraverso questa microrete filtrano solo sentimenti negativi, non ti arriva niente di bello, e quindi inizia piano piano una chiusura anche alla vita sociale. Figuriamoci se si riesce a chiedere aiuto, e poi a volte non si ha la sensazione di essere depressi, si ha semplicemente l'impressione di vivere un momento cupo, un momento buio. Chi dovrebbe aiutare la mamma a chiedere aiuto sono le persone che le vivono accanto. Bisognerebbe lasciare il proprio sguardo un po' più a lungo sulla mamma, cercare di notare i cambiamenti, perché i cambiamenti sono visibili. Ecco, quali sono i sintomi da non sottovalutare? Allora, sicuramente il pianto comunque è frequente, lo stato di isolamento, quello secondo me è un altro campanello d'allarme importante, quando una mamma non vuole più uscire, vedere gli amici, associato a questo pianto. Spesso questo pianto avviene per terra, perché è difficile stare in piedi. La depressione la possiamo descrivere come avere addosso una forza di gravità più forte di quella terrestre, e ti impone di stare a terra, non riesci proprio fisicamente a restare in piedi. Sì, penso, hai reso molto bene l'idea, manca proprio il sostegno delle gambe, quindi. Sì, esatto. E quindi... Come si può intervenire? Il modo migliore è rivolgersi a uno psicoterapeuta, e in questo caso la figura migliore è lo psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. E io per questo ringrazio intanto la dottoressa Flavia Marino di Messina, che è stata la mia più grande salvezza, e tra le altre cose ha scritto la postfazione del mio libro. E senza di lei penso che non sarei mai riuscita a venire fuori da questa depressione. Una curiosità, ma la depressione postparto colpisce, diciamo in senso lato, può colpire in senso lato anche l'uomo, anche il neopapà? Sì, sì, assolutamente. Io infatti ho un altro progetto su Instagram che potete trovare sotto Mamma Mia Che Viaggio, che si chiama proprio La Voce dei Papà, assolutamente, perché anche i papà non sono pronti, sono ancora meno pronti della mamma ad andare incontro alla nascita di un bambino, e ci sono tante domande che si pongono i papà, se la loro vita sarà più come prima, se saranno in grado, spesso non si sentono all'altezza, perché da parte della madre c'è sempre la tendenza a volersi occupare maggiormente del bambino, perché scatta questo senso di responsabilità enorme. Io ricordo ancora questa sensazione quando è nato il primo bambino, quando sono uscita dall'ospedale, io avevo la sensazione di essere andata avanti e che mio marito fosse rimasto indietro, dopo aver
partorito il bambino, avevo questa fortissima sensazione addosso. Poi ovviamente le cose sono cambiate perché il papà si è adeguato, ha recuperato la strada. sì, assolutamente, però si dice che sono necessari 9 mesi perché il papà possa poi legarsi effettivamente al bambino. Sarebbe è una gestazione, la gestazione del padre. Sì, bellissimo, esatto. È così, e bisogna anche sdrammatizzare un po' e fare un po' di ironia perché è importantissima. Sì, sì. Assolutamente, no, ma infatti il mio libro è prevalentemente ironico, eh? Ora l'abbiamo raccontata un po' triste, ma il mio libro è prevalentemente ironico. Poi ci sono dei momenti un po' più cupi sicuramente, in cui ho descritto ciò che ho vissuto, però c'è tanta ironia. Ti porto i saluti dalla nostra pagina Facebook di Emanuela Navone. Grazie. Un bel in bocca al lupo da Raffaella Pedron Vigoni. Volevo chiederti in chiusura innanzitutto di dare i tuoi riferimenti, perché sono importantissimi per le neomamme che ci ascoltano, per le puerpere, coloro che hanno in gestazione una nuova vita, perché veramente può essere importante in qualche modo già, non dico prepararsi, però conoscere il problema, ecco, magari assolutamente avere perché i primi rudimenti. Sì, sì, perché le avvisaglie poi spesso ci sono già durante la gravidanza. E mi trovate su Facebook e Instagram sotto Mamma Mia Che Viaggio, e attivo il mio progetto Una Parola per le Mamme, a cui partecipano ostetriche, doule, psicoterapeute. Ormai il progetto è loro perché pubblicano più loro di me. E anche la scrittrice Giorgia Costa, a cui io veramente dedico il mio grazie più grande perché ha dato tanta visibilità al progetto Una Parola per le Mamme, e ha scritto invece lei la prefazione del libro. Quindi un grazie infinito e grazie a Emanuela Navone che mi ha permesso di pubblicare il libro. Lucia Anita Iuliano, Una Parola per le Mamme, ringraziamo veramente Claudio Secci del collettivo Scrittori Uniti che ti ha portata in trasmissione con me, è stata veramente una chiacchierata importante. Ti chiedo di lasciarci con un messaggio per le mamme. Non lasciate le mamme sole, e soprattutto, care mamme, abbiate compassione di voi stesse, siate più indulgenti, perché la perfezione non esiste, noi possiamo fare solo il nostro meglio. Lucia Anita Iuliano, grazie. Io ti ringrazio te Carla tanto, ringrazio ancora Claudio per questa opportunità che mi avete dato. Grazie mille. A presto, ciao. A presto, un abbraccio, ciao.